rapido, la può mettere nel mezzo, lo fa, la palla deviata, arriva Maniero, qui rigore, calcio di rigore, netto, calcio netto, di rigore netto. Con Bende che è franato su Maniero, calcio di rigore per l'Avellino. Eh sì, un inceneritore del difensore, stava facendo fino a questo momento una buona partita. Sul dischetto ci va il bandolero d'angelo. Calcio di rigore regalato da ingenuità di Mbede. Che regalato proprio, eh. Cioè, calcio di rigore. Scusi, siamo in diretta, gentilmente, in diretta. Per cortesia, calcio di rigore e si è franato sul giocatore. Cosa ci vogliamo fare? Incredibile. D'Angelo dal dischetto. No, perché per il collega è tutto a senso unico, non c'è il rosso, non c'è il rigore. Non c'è il fallo, non c'è questo, dai. Capiamo tutto, però. Dai. Dunque, il bandolero sul dischetto contro Borghetto. Non lo guardare, Va D'Angelo, parte il bandolero, la parata. Io non ho mai visto colleghi in la parata in questo Borghetto. Modo. Siamo dovuti venire a Viterbo per trovare dei colleghi. Borghetto! Io chiamo un attimo l'addetto a stampa per cacciare sto cafone da qua, per gentilmente. Un cafone incredibile, non ho mai trovato gente così cafone. Sta cercando un po' di visibilità, immagino lei. No, cioè, allora stiamo lavorando, se ne vada di là gentilmente. Complimenti, 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 è un cafone. Ci ha minacciato, stiamo lavorando e tu vieni e fai anche questi gesti, ma io non lo so. Questa è casa sua, questa casa è l'ospitalità. Sua, ma io non lo so, ma dove questa siamo? Questa è l'ospitalità, intanto. Ma che vergogna. È l'ospitalità del padrone di casa, ci ha minacciato. Noi stiamo lavorando per fatti nostri. Comunque una riflessione su Sonny D'Angelo va fatta, caro commissario, perché questo se n'è andato, mi ha abbandonato il commissario. Perdonami Pellegrino. Sì, vabbè, insomma, va segnalato tutto agli organi competenti, ovviamente. Attacchiamo noi con Ciancio, Aloy. Mikoski. No, ci ha minacciato, gestacci, delle cose indicibili, mai visto. Facciamo i conti, dai. Tanto fino a terra Maniero. Grazie mille Federica, l'ufficio stampa del Monterosi, come ben potete vedere, gentilissima a disposizione e caccia queste sottospecie di colleghi, non sapremo nemmeno come definirli, guardate.